Mario Paolo non mi vicino. Mister, ciao Mario. È un periodo un po' così, sul gioco anche bene, ancora la sconfitta, perché non si riesce a finalizzare quello che si è prodotto, si arrivava anche diciamo al limite, però come sempre si sbagliava l'ultima giornata oppure la conclusione verso la porta. Ci è mancato il gol. Se siamo obiettivi e oggettivi, ci è mancato il gol. I ragazzi oggi hanno fatto una buona prestazione, seguendo quella anche di domenica scorsa. Non ci è mancato il gol, poi la lotteria dei rigori. Abbiamo avuto un'occasione, mancano 3-4 minuti, con una bella giocata, sì, con Pandolfi, poi magari. Però non si può recriminare contro i ragazzi, perché hanno fatto una buona partita. Natale Giusti, Vicente. Buonasera mister. Buonasera Natale. Come si può ripartire dopo questa ulteriore battuta d'arresto, anche se maturata solo nella lotteria dei rigori, perché comunque si è vista una squadra in campo che è stata viva, così come successe anche nell'ultima partita interna di campionato. Ecco, come si riparte e quanto può influire questo extra time di questa sera sulla gara con Giuliano, che comunque è un crocevia importante della stagione delle Vespe. Sì, una partita delle 38, una partita delle 38, e recupereremo le energie psicofisiche, nervose, quindi andiamo a valutare quelli che sono i giocatori, e giustamente qualcuno è uscito con crampi sia da parte nostra che da parte del Foggia, perché quando fai una partita tirata ci sta. Quindi andiamo a recuperare sicuramente, quindi delle volte la stanchezza il giocatore la recupera con l'energia nervosa, poi c'è da giocatore a giocatore, no? E quindi dispiace, perché ci tenevamo a passare il turno, però poi la lotteria nei rigori premia chi fa gol. Medano D'Onofrio del Mattino. Questa è la parte, spiegare a Pandolfi che quando c'è il compagno vicino, guarda la porta, la può anche dare dietro. Come si può risolvere questa questione, che si comincia anche a tirare, però non si arriva mai in quell'occasione proprio limpida, manca sempre qualcosina lì davanti. Dobbiamo lavorare, magari qualche cross fatto meglio, qualche attacco un po' feroce verso la porta. Dobbiamo lavorare attraverso il lavoro. Quindi oggi siamo arrivati tante volte, però è mancato il guizzo che ti fa vincere la partita. E noi bisogna vedere questa roba qua, poi dispiace non aver vinto. Lavoreremo ancora di più, cercando di aggiustare la mira. È come dire, bisogna essere più cinici. Aggiusteremo un po' di più la mira, però bisogna lavorare, crederci un po' di più. Poi c'è quella volta che ti va male, devi comunque continuare, e ogni tanto un pizzico, che io non recrimino mai, fortuna sfortuna, però delle volte ti giracchia anche contro, ecco. Gianpaolo Esposito, Gazzetta dello Sport. Salve, buonasera Gianpaolo. Buonasera. La squadra ha risentito del nervosismo dell'ambiente dopo le dichiarazioni del socio di domenica? No. Ragazzi oggi erano sereni, hanno giocato come hanno giocato domenica scorsa, bella partita. Ci sono state due o tre partite bruttine, no? Però queste due no. Mario Di Capo, Antenna 3. Mister, spesso si è parlato di ingredienti, di come cucinarle e tutto il resto. Questa squadra ha un problema di ingredienti o di come si cucinano questi ingredienti? Ma delle volte, sai, ed è come si cucinano gli ingredienti dello chef. Daniela Salvo. Buonasera mister, nelle due ultime partite abbiamo assistito a delle buone prestazioni di Rimercati, che unito sicuramente alla fortezza difensiva anche di Mignanelli potrebbe riservare delle piacevoli sorprese. Ipotizzabile dunque domenica, e soprattutto Mignanelli era indisponibile solo nel match di ieri, no? Mignanelli oggi era squalificato.
bisogna valutare anche come sta il ragazzo, perché ha giocato domenica, ha giocato, quindi la formazione che andremo a fare, la formazione con giocatori che stanno bene sotto l'aspetto psicofisico, quindi bisogna valutare tante cose. Domani che ci alleniamo, quindi andiamo a valutare con l'area sanitaria, i giocatori che devono recuperare, dobbiamo valutare. Poi quando mandi in campo la formazione è perché la ragione a 360 gradi. Quindi, però il ragazzo, come tutte, ha fatto una buona partita. È logico che poi se prendi, come se la vai a vivisezionare la partita e prendi la rende d'ingrandimento, magari ci sono degli errori fatti, magari anche errori normali, però sono contento del ragazzo. Il ragazzo, come tutti, si allenano sempre forte. Poi tante volte, sai, noi ci dimentichiamo che ci sono dei limiti delle volte, quindi magari non li si vede, però i ragazzi stanno dando tutto. Ma siamo alla undicesima, anche se non qua le tabelline, quando siamo? Siamo alla parliamo del campionato, ce l'ho. 11, mancano 29 partite. La processione si vede anche alla fine delle volte, i cavalli alla fine, però va bene. Giovanni Donnarumma. Buonasera mister. Buonasera Giovanni. Che tipo di indicazione lascia questa partita in note, sia per vista negativo che positivo, e se la sensazione è quella di non arrivare ai rigori, era quella la sì, non volevamo arrivare ai rigori, c'è stato, ci sono state le occasioni per non arrivare ai rigori. Il vecchio allenatore diceva che non arrivare al rigore nel senso che c'era la possibilità di incorrere quello del potere. Bisogna fare gol. Se fa gol vince. E noi ultimamente, nonostante ci arriviamo, stiamo facendo fatica. Anche se poi abbiamo avuto un po' di occasioni, è stato bravo il loro portiere. A volte sbagliamo l'ultimo passaggio, il cross, però dobbiamo continuare a lavorare. C'è la medicina, bisogna lavorare. Giacchino Roberto Di Maio, Megapress. Mister, buonasera. Buonasera Giacchino. Sono visti diversi elementi che si hanno giocato poco, tra cui Carbone, ma vabbè, da Costino e l'ultima partita abbiamo vinto, a memoria era già la da Cecerignola. Che segnali ha ricevuto da chi si qui, appunto, si è visto o meno? Lo sai, se non gioca da Costino gioca Silipo, se non gioca Silipo gioca Bentivegna. Quando mi dirà Ghirelli che si può giocare in 13-14 lo farò, quindi bisogna fare delle scelte. Segnali positivi da questi ragazzi, poi bisogna anche valutarli, farli crescere, magari crescono anche attraverso gli allenamenti, buttarli in campo quando non li voglio bruciare, però bene o male tutti stanno giocando, questi giovani, tutti, quindi indicazioni positive comunque alla domanda. Raffaele Izzo, Corriere dello Sport. Buonasera. Buonasera Raffaele. Ricollegandoci all'aspetto che diceva bisogna fare gol, una sua impressione su Sicuri, a me personalmente sembra di averla visto molto meno impallata, insomma al di là dell'occasione su cui il portiere D'Ammasso ha fatto un bel lavorato, insomma ha giocato parecchio, se non ero più dei 90 regolamentari, insomma mi sembra almeno personalmente di averlo visto meglio, una sua impressione perché deve essere un calciatore importante. Sono d'accordo, ha fatto una buona partita Sicuri. Quindi li andava a giocare sotto Pandolfi e sono stati bravi, mancato il gol. Tante volte sa la vittoria, poi ti fa dare dei giudizi o la sconfitta, ma lo capisco. Però Zigoni mi è piaciuto, ha fatto una buona partita, ha fatto reparto, è andato a colpire di testa, hanno giocato uno per l'altro, hanno fatto una buona partita. Sì, perché considera che c'è stato qualche giocatore che è arrivato un po', sai, a settembre. Tante volte io non l'ho mai detto, no? Se no sembra, e non lo voglio dire nemmeno adesso. Davide Soccavo, sto piacendo. Questa era una prestazione particolarmente convincente, l'ha offerta mercato. Già a partire dalla partita col Pescara, vista la sua resta, ad esempio, e la prestazione di oggi, ci sarà un qualche possibilità di vederlo inserito tra gli amici? Sì, come ho risposto a questa domanda, bisogna anche valutare, perché il ragazzo poi oggi ha stretto i denti, aveva i crampi, no? E quindi bisogna valutare con lo staff sanitario come stanno i ragazzi,
di riuscire a mettere. Oggi rispetto a domenica scorsa abbiamo giocato 10 undicesimi nuovi e la squadra ha tenuto bene il campo, quindi significa che è una squadra che lavora, sono 11 partite, di nuovo è aumentato qualche partita, sono 10 partite su 38, si vuole tutto e subito, lo capisco, però forse perché siamo partiti troppo bene, forse sì. Ci sono state delle situazioni, anche non giochicchiando bene, sono il primo a dirle, che abbiamo preso 2-3 gol che non si potevano prendere, e quindi se avevi 17-18 punti, meglio, giustamente, però non stiamo facendo bene, però era giusto averle. Quindi delle volte bisogna stringerci. Ho detto ai ragazzi che la famiglia si vede nei momenti di difficoltà, quando tutto va bene, ma quando intendo famiglia tutti. Momenti di difficoltà e attraverso il lavoro si può superare questi momenti. Ho giocato qualche anno, quindi si possono superare questi momenti. E mi dispiace un po', ma per i ragazzi mi dispiace. Ecco, lo devo dire, mi dispiace. Però bisogna lavorare. Conosco un metodo, solo il lavoro. Quindi se magari crossiamo che no, non crossiamo bene, lavoreremo sui cross. Se magari non riempiamo l'area, andiamo a riempire l'area. Mi dispiace per i ragazzi, guarda, veramente. Perché ho sempre detto, no? In Italia quando si vince hanno onorato la maglia, quando si perde non è mai onorato. La cultura della sconfitta ci manca a noi italiani. E noi dobbiamo combatterla. Giuseppe Amato, verso del calcio. Buonasera Giuseppe. Atteggiamento al di là, ai rigori si può vincere, si può perdere. Sembra una squadra, ecco, che dalla convalescenza sta anche con i ragazzini, l'età media era molto inferiore a quella di riserva del Foggia, tra virgolette, che comunque sono calciatori a livello importante. Ecco, in questo passaggio tra la convalescenza e avere di nuovo una stabilità, nel primo tempo si aveva l'impressione che questa nuova mentalità, anche più offensiva della Juve Stabia, debba essere una fase di transizione da completare ancora, perché in qualche pressione c'è chi sale, c'è chi non sale, a volte la squadra rimaneva un po' spaccata, però poi quando salgono tutti insieme a prestare compatti ci sono stati recuperi palla importanti. Dal punto di vista dell'attaccante che stringe, come diceva prima, quando Orfi spesso, giustamente per caratteristiche, va in appoggio alla prima punta, si apriva tantissimo spazio sulla sinistra, però la Juve Stabia non dava ampiezza soprattutto nel primo tempo. Si può migliorare in questo fondamentale senza dover per forza passare, che so, 3-4-3 che ti dà più ampiezza in automatico? Ci si può lavorare per avere più efficienza? Noi per caratteristiche dobbiamo giocare a 3 in mezzo a campo. Quindi quello là sì, perché bisogna ruotare velocemente col terzino sinistro, laddove l'attaccante fa un 4-3-3 asimmetrico, come lo poteva essere oggi, il terzino deve salire. Sai, tante volte non sale il terzino perché ha paura, che questa paura non la devono avere. Su quel discorso di attaccare in avanti, tante volte dovete sapere che i ragazzi, e chi vi parla quando giocava gli piaceva attaccare in avanti, ve l'ho già detto, il fotografo dietro la porta, tante volte ti dicono, visto l'uomo, ma se non giochiamo in base alla palla? Bisogna lavorare, quindi tutto sulla salita dell'esterno. Sull'esterno, sulla salita, sulle rotazioni che lo stanno. Non ti copre la mezzala come al Torbelli, tu hai spazio per scendere, non scopri nulla, quindi in questo puoi tempo salire alla grande ruotando dietro, l'altro terzino accompagna così con il play. Ci stiamo lavorando queste cose qua. Poi uno. No, ci sono i ragazzi che magari tanti il primo anno, le prime presenze, non è facile, ma attraverso il lavoro sono convinto che ci tireremo fuori. Mancano 29 partite. Grazie. Buona serata. Grazie.